Unboxing Made in Italy! Giuro, nessun pacco si è fatto male nella registrazione di questo video. Questo lo sto dicendo all'inizio, per cui nessun pacco si è fatto male finora. Ce n'è voluto di tempo prima che un nuovo unboxing Made in Italy nascesse in questo canale, ma io mi sono riproposta di fare questo format su base trimestrale, quindi non una roba che vi voglio propinare ogni volta. Oltretutto, la prima volta non avevo sufficiente cancelleria Made in Italy per registrare un intero video solo su quello, ma oggi è un giorno diverso, più glorioso forse. E quindi comincerei col mostrarvi quante belle cose mi sono state mandate in quest'ultimo periodo. Cominciamo con una bella personcina che mi ha mandato questo bel pacco. Per chi si fosse perso il primo episodio, Unboxing Made in Italy è una serie che sto portando avanti che punta a promuovere le piccole attività italiane, poi dipende sempre dalla scala di riferimento, che producono materiale da cancelleria, da disegno, da ufficio o insomma tutte cose che orbitano attorno al mondo del scrivere, del disegnare, con dei piccoli unboxing di pacchi che mi vengono mandati. Il primo lo dedicherei quindi a Daniela Cremona, aka Mi Scrivi Mi Crimi, aka Crimi Shop. E voilà, che mi fa sempre omaggio delle sue bellissime creazioni. E io spero un giorno di potermi sdebitare per tutti i regali che mi fa. E spero in parte che anche questo video serva allo scopo. Guardate che bella questa cartolina nobilitata. All'interno c'è un astuccio. La. Ho come la sensazione che manchi un la. Ce ne sono altri dietro, per sicurezza. All'interno abbiamo due penne. Una delle due penne ha la punta come quella di un tratto pen e l'altra è una punta a pennello. E qui cosa abbiamo? Ah, questa è una cartolina regalo. Che carino! Sono stupende perché sul retro puoi mettere anche da per e la dedica. Che carine, belle belle. Certo, adesso è marzo, mi dispiace fare un unboxing natalizio a marzo, però so che mi odierai anche. Ti voglio bene, te lo giuro. Infine, vediamo cosa abbiamo qua. Ecco, come al solito io arrivo per rompere tutto. Quadernetti. Compiliamo la prima pagina. Questo quadernetti è di... Lo uso per... E se lo trovi, chiamami al 0118999. Chi ha capito la citazione, scriva sotto nei commenti. Grazie Dani, scusa se ho vandalizzato la prima pagina. Ti giuro che le restanti le userò in modo serio. Forse. Tra parentesi, prima di concludere, la cosa bella è che in questa scatola c'è scritto che può essere riutilizzata per fare qualsiasi cosa. Io una di queste scatole l'ho usata per fare un regalo ad una mia amica, l'ho trasformata in una scatola imbruttita, forse vi farò vedere delle foto di questa scatola, ne vado molto molto fiera. Ve lo dico, se siete fan dei quadernetti, bullet journal, penne, scrittura, tutte queste cose, non potete non andare a fare una visitina al Crimi Shop. Vi metto il link qua sotto in descrizione e ve lo metterò anche per tutte le cose che vi farò vedere. Ma passiamo al prossimo pacco. Ah, forse prima di aprire un pacco nuovo dovrei trovare una collocazione per quello vecchio. Allora, prossimo pacco! Questo pacco arriva da Napkin. Vi ricordate il mio video dove parlavo della matita infinita? Ecco, viene da lì. E quindi, ecco qua. Grafex, è dentro questa custodia di cui non riesco a capire il materiale. La tiro fuori. Ma che bella! Dunque, questo qui dovrebbe essere un puntale in grafite a lunga durata. È un corpo unico e poi è bellissima la semplicità delle forme. Cara Francesca, ecco i campioni di matite Grafex come promesso. La caratteristica principale del puntale in grafite complessa? Non so leggere, scusate. È la lunga durata, stiamo ancora facendo dei test per misurarla. Il puntale si svita per essere sostituito, spero ti piaccia, a presto. Oddio, non vedo l'ora, voglio troppo provarla. Ruberò la vostra lettera per fare delle prove. No, non mi aspettavo minimamente questo suono. Allora, il suono è esattamente quello della grafite. Il problema è che non sembra grafite, è questa la cosa. Ma tutto questo è davvero fantastico. E il puntale, come hanno scritto, si svita per essere sostituito. Wow, mi ricorda molto Apple Pencil Vibes e lo dico in un'accezione assolutamente positiva perché trovo che il design dell'Apple Pencil sia stupendo. Ah, c'è un'altra lettera. Cara Francesca, insieme alla Grafex ti mando anche alcuni Napkin Go. Proviamo i Napkin Go, che a questo punto sono curiosa. Ah, oh, non lo potete vedere, ma si è alzato. E poi
È davvero un'idea ingegnosa. Ah, a proposito, c'era un'altra lettera. Ciao Francesca, purtroppo mi sono dimenticato di mettere la lettera di mia figlia nella spedizione precedente. Eccola qui, a presto. Grazie mille Andrea, grazie mille Giorgia, siete due cuori davvero. Grazie di cuore, continuate tutti e due così. Questo bel pacchettino viene proprio da quel di Milano, da una graphic designer molto molto in gamba che ha lanciato una sua linea di ex libris. Cosa sono gli ex libris? Ora ve li mostro. Apriamo il magico pacco, anche questo con una certa apparente violenza che però vi giuro che non si ripercuote sul contenuto. Amore. E quindi cosa abbiamo qua? Esattamente, due bellissimi ex libris. Ciao, mi chiamo Clara, sono una grafica e nel 2015 ho realizzato il mio primo ex libris, poi il secondo e il terzo, fino a quando nel 2016 ho pensato di provare a venderne qualcuno ed eccomi qua. Un ex libris è un sigillo, che può essere un'etichetta o un timbro da apporre sui propri libri per dichiararne la proprietà. Ho portato anche un libro che sto leggendo in questo momento, dovevo recuperare un po' di cose di Falcinelli che avevo nella libreria e non ho mai letto, e quindi è il momento di marchiarlo. Vi dico, se avete un amico a cui piace leggere, secondo me questo è il regalo perfetto, che funziona in ogni momento, può essere anche personalizzato per lui e soprattutto è una bellissima idea. L'idea di marchiare un libro, quindi lasciandoci la nostra impronta, sapendo poi che quel libro può passare di mano in mano, essere prestato o regalato, è una cosa stupenda. Complimenti Clara per tutto quello che fai. Prossimo pacco! Cosa è arrivato nella nostra incredibile dimora? Un pacco che Riccardo ha ben pensato di aprire prima ancora che io potessi vederne il contenuto, quindi è già aperto. Cara Francesca, è con immenso piacere che ti inviamo alcuni prodotti della linea wiru.it, ideati e realizzati interamente da noi, 100% made in Italy. Allora, a livello visivo è semplicemente un capolavoro, non so come altro definirlo perché davvero mi piace tantissimo. Il packaging, lo stile di illustrazione, con la linea di taccuini Il Q, spero che si pronunci così perché qui c'è un logo. Abbiamo valorizzato al meglio un pratico prodotto di uso quotidiano rendendolo raffinato ed elegante grazie alle sue caratteristiche tecniche. Copertina morbida e vellutata al tatto, tipica della plastificazione soft touch. È una cosa bellissima, però io ho un po' di odio per il soft touch perché c'è questa sensazione che mi dà proprio i brividi letteralmente. Ma è una cosa bella, eh. Oh, guarda che dolci! È riduttivo dire che sono innamorata di questo stile di illustrazione, di questi colori, di questi taccuini, della confezione. Ah, dunque, sono diversi. Il primo è bianco, il secondo è a righe e il terzo è a quadretti. E volevo vedere se per caso questa ha dei quaderni diversi all'interno. Sì! Sono diversi! Oddio, sono felicissima! Ah, questa è la collezione peperoncino e questo bellissimo colore tinta unita. Conosco una persona che venderebbe l'anima per avere il quaderno di questa tonalità di verde. Grazie mille ragazzi di Wiru. Vi ricordo che in descrizione al video trovate tutti i link per andare a rintracciare, spulciare, vedere cos'altro hanno prodotto. Adesso abbiamo una grande scatola. Abbiamo un nome e un cognome già ben visibile. Sono sinceramente emozionata all'idea di cosa potrei trovare qua dentro. E poi mi raccomando, per gli unboxing sempre scatole che una persona molto minuta e molto poco avvezza all'attività fisica possa aprire. Ciao Frafro, che questi prodotti sono il risultato del nostro lavoro. Speriamo che siano di tuo gradimento e che ti possano essere utili in questo periodo complicato per tutti. Complimenti per quello che fai, le formiche di Fabio Vettori. Ogni volta che leggo una letterina mi si squaglia il cuore, non so, mi sento amata. Ma è stupendo! È uno zaino? Oddio ragazzi, voi non potete capire. Non potete capire perché io ho una passione per gli zaini, che è una roba che non riesco a spiegare. Veramente, le parole non bastano per dire quanto sono contenta. No, vabbè. Poi a me quelli quadrati mi piacciono da morire. Ma perché ho aspettato 3 mesi per aprire questo pacco? Mi sarebbe stato utilissimo questo zaino. Mi odio. Che poi le formiche di Fabio Vettori, io le vedo in giro sin da piccola, quindi per me è una cosa della mia infanzia. Pensare che poi ci siamo messi in contatto, che mi hanno mandato il pacco, è un onore indescrivibile, ve lo giuro. Pure la carta da pacchi è bella. No, la storia. No, vabbè, sono troppo felice. Cioè, guardate la bellezza. Non vi rendete conto di quanto mi avete reso felice, davvero. Altro contenuto della scatola: due tazze, notebook, blocchi, quaderni con spirale metallica o normali, il calendario, il diario e l'agenda, i puzzle.
altri puzzle, penne, matite, magneti, cartoline, sticker. E infine sono arrivata anche in fondo alla scatola, le tovagliette per mangiare. Grazie veramente per questo regalo. Scusate se ci ho messo tanto ad aprirlo, è rimasto a casa mia tipo mesi, però si vede che ci avete messo davvero il cuore, anche soltanto per come avete impacchettato tutto, quindi grazie. Ora, da qui c'è una piccola linea di demarcazione, ci sono dei regali che mi sono stati mandati, che sono sempre artigianali, quindi ho pensato di includerli perché secondo me sono cose molto belle. Dentro questa busta c'è un regalo che mi ha fatto Elena e la sua bellissima famiglia. Non so se vi rendete conto che bella è. Io veramente mi inchino, è uno dei regali più belli che potessi ricevere. Veramente, è stato un pensiero stupendo. Quindi grazie anche a tutta la famiglia, perché mi sono arrivate lettere, disegni. Veramente siete tutti fantastici. E in ultimo, ci sono due cose che mi stupiscono di questo lavoro. Il primo, il lavoro in sé, che è stupendo, è incredibile, è una roba inenarrabile. E la seconda cosa che mi stupisce ancora di più è una cura nell'imballaggio che abbia fatto sì che questa cosa, che ho paura anche solo a guardare, che però è bella solida, nonostante tutto, cioè, sti riccioli pungono, sia arrivata integro. Pazzesco. All'interno della scatola c'è un certificato di autenticità. Materiali porcellana fredda, base di polistirolo, materiali di recupero. Autore Silvia Scarparo. E c'è anche un fogliettino molto bello su come è nata quest'opera. Un'amica mi ha parlato di voi e ho iniziato a seguirvi sui social. È stato incalzante il ritmo con cui mi sono sentita costretta a seguire le vostre vicende, le vostre sfide e i vostri video. Mi è arrivata fin da subito una grande energia creativa, contagiosa e gioiosa. E lo fate sembrare così semplice. Bravi, grazie per tutto quello che fate. So che forse non c'è bisogno di ripeterlo, ma io lo ripeto, trovate tutte le informazioni sulle persone che mi hanno mandato questi bellissimi pacchi qua sotto in descrizione, nel caso anche voi voleste commissionare o comprare una di queste opere. Io mi ricordo che Silvia mi ha scritto parlandomi di come lei facesse queste cose di pasta di zucchero per poi spostarsi sulla porcellana, che è molto più resistente, e si può dire che stia volgendo al termine anche questo nuovo episodio di Unboxing Made in Italy numero 2. Grazie ancora a tutte le persone che hanno partecipato, e nel caso di là dallo schermo ci fosse qualcuno che vuole propormi il suo prodotto, la sua idea, la sua creazione per il prossimo unboxing cancelleria Made in Italy, io vi lascio qua sotto il modo per contattarmi. Ci rivediamo probabilmente tra altri 3 o 4 mesi, insomma, quando sarà. Il piacere di potervi mostrare queste produzioni italiane è stato veramente tutto mio, e vi mando un saluto, un abbraccio e un buffetto affettuoso. Ciao!